Eccoci, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione. Apriamo con il Covid, non se ne può fare a meno perché tra l'altro la nostra provincia comincia ad essere con numeri abbastanza alti. Perché da un rilevamento fatto qualche minuto fa con il dottor Elia, che è il direttore sanitario dell'ASP 7, ci dice che siamo praticamente a circa 200 contagiati, fra quelli che stanno a casa, quelli che sono in ospedale, insomma i numeri sono abbastanza alti perché dopo l'estate, ma è una cosa che un po' tutti sapevamo, c'è stato questo rigurgito e mi diceva il dottor Elia che anche in alcuni comuni che nel passato non aveva avuto neanche un caso, metti per esempio Acate, sta incominciando a venire fuori qualche caso. Ma quello che dice l'ASP è che non bisogna preoccuparsi di quelli che sono stati tamponati e abbiamo visto che hanno il Covid, che stanno a casa, che sono in isolamento. Ci dobbiamo preoccupare di quelli che sono magari asintomatici, che girano per le strade. Ed è per questo che non possiamo restare così senza fare niente, quando vedete, e ne parleremo dopo con l'amico Cesare Pruchino, quando vedete nei supermercati, nei bar, in giro persone senza mascherina che camminano tranquillamente. Ecco, questa è la situazione più difficile. Poi c'è anche quella questione dei sei, perché sono sei all'interno del Maria Paternò Arezzo e la cosa ha suscitato un certo scalpore, tant'è che siamo andati a finire sul TG3 regionale. Vi rimando il servizio di mezzogiorno, dura 1 minuto e 40, lo potete sentire. 5 infermieri positivi al coronavirus nel reparto di malattie infettive qui al Paternò Arezzo, ospedale Covid di Ragusa, dove sono ricoverati 7 pazienti. E monta la preoccupazione dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedali Italiani in un territorio in cui nelle ultime 24 ore sono 6 nuovi casi registrati, per un totale di 113 positivi. Il rappresentante provinciale, l'anestesista Adriano De Nicola, in una nota inviata alla direzione generale dell'azienda sanitaria, chiede se il Covid Center presenti i requisiti necessari per garantire gli standard di sicurezza a tutela dei lavoratori. Il medico fa riferimento al trattamento ambientale, alle normative antincendio e alle caratteristiche strutturali e strumentali sanitarie, come per esempio le porte e gli infissi che non risponderebbero ai requisiti di isolamento. Denuncia anche il fatto che i pazienti positivi attraverserebbero aree dove transitano coloro che si recano negli ambulatori o i visitatori, creando quindi occasioni di contagio. Respinge ogni accusa la direzione generale dell'ASP. Non passiamo dai reparti, c'è un percorso, un corridoio molto largo dove passa la barella quando ci sono i pazienti Covid che accedono, ma questo spazio viene isolato, vengono fatte uscire le persone e prima di riaprirlo viene disinfettato tutto. Quindi questi 5 infermieri contagiati? Beh, quello possono essere anche all'interno del reparto persone che hanno fatto qualche errore nella svestizione, presumibilmente è questo. Avete sentito anche quello che ha detto il dottor Ali Kuo, che guardate, è una cosa molto particolare, se si usano tutte le precauzioni, le cose non dovrebbero arrivare a questo punto. Addirittura Ali Kuo ha detto, vuol dire che non sono state rispettate le regole, non sono stati rispettati alcuni protocolli. E io posso essere d'accordo. A patto però, attenzione, che ci siano tutti i presidi, tutti i protocolli che si possono fare. Faccio un esempio: se non ci sono le mascherine, allora uno va senza mascherine e può capitare che appunto il medico si rifiuti. Se invece ci sono tutti i presidi, in funzione, allora, è chiaro, c'è una missione, il medico fa questo lavoro e quindi è come il pompiere fa il pompiere. Dice, ah, ma non è che si deve andare a suicidare, su questo non c'è dubbio, ma se ha tutto quello che serve, questo è il suo lavoro. No? E allora, per chiarire meglio la situazione, oggi c'è stato un incontro perché l'assessore Razza se li è chiamati tutti i manager a Palermo. Dice che è stata una specie di tagliando, hanno fatto una sorta
di tagliando alla sanità, per capire se il sistema può funzionare, qual è l'andamento epidemiologico. In pratica c'è il problema del gran numero di asintomatici. Come andiamo a trovarli? Ci sono delle soluzioni, si sta studiando anche un metodo particolarissimo, l'ho già detto ieri, che se fosse sarebbe davvero molto bello, cioè la questione del risultato in pochi minuti. Sarebbe eccezionale, perché arriva uno, lo controlliamo, in 3 minuti sappiamo che non ha niente e va avanti. Tutto questo sarebbe da incrementare, questo sistema. La situazione l'avete sentito, un paio di centinaia di contagiati, neanche nei momenti più drammatici del lockdown siamo arrivati a quello. Però sappiamo di più di questa malattia e dobbiamo stare molto attenti. L'invito è quello, non facciamoci prendere la mano dalla libertà, perché non c'è. Mascherina, attenzione, controlli. Quando arriverà la scuola saranno anche maggiori problemi. Problemi che riguardano anche, per esempio, la questione della sicurezza. Controlli e compagnia bella. Ne parleremo, dicevo, con Cesare Pochino, ma intanto oggi abbiamo una novità, che è quella di un, diciamo, di nuova linfa all'interno dei carabinieri della nostra provincia, perché stamattina nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri in piazza Caduti di Nasseria, che sarebbe piazza ospedale per quelli meno pratici, piazza ospedale, sono stati presentati 2 nuovi ufficiali che sono entrati in forza e che hanno, diciamo, anche una certa esperienza. Ne abbiamo parlato con il colonnello Gaglianelli, che ci spiega la strategia dei carabinieri proprio con questo nuovo personale. Vediamo. Tenente Zaccaria Sica, comandante del nucleo operativo radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Ragusa, oggi la presentazione. Dunque, che cosa vuol dire per lei questa giornata e quali sono le aspettative in vista di questa nuova avventura? È molto importante questo giorno perché per me rappresenta il primo comando nell'arma territoriale, che rappresenta il punto di riferimento nella popolazione. E incontrare giornalisti è un momento particolare perché si tratta di persone che sono un'antenna sul territorio, quindi sicuramente degli attori istituzionali molto importanti per me. Capitano Stefano Borghetto, comandante della Compagnia Carabinieri di Ragusa. Presentazione nella giornata di oggi anche per lei, dunque che cosa si aspetta dalla compagnia di Ragusa, che cosa si può fare realmente sul campo, quali sono le sue ambizioni, le sue aspettative in questo senso, specie in un periodo così delicato? Le prime impressioni sono sicuramente positive, come ho avuto già modo di dire. Ho avuto una bellissima accoglienza sia da parte dei colleghi che da parte della cittadinanza che per questi primi 15 giorni ho avuto modo di incontrare e di conoscere. Quindi le premesse sono sicuramente ottime. Cosa deve aspettarsi la cittadinanza? Sicuramente una cura e un incremento della presenza dell'arma sul territorio, che credo sia un po' il nostro core business, e questo è anche un invito alla cittadinanza tutta a tenerci sempre in considerazione come punto di riferimento per qualsiasi problematica, per qualsiasi dubbio. Potranno trovare nelle nostre caserme la massima disponibilità e, già mi permetto di dire, la massima professionalità da parte dei miei uomini che fin dalle prime battute di questo nuovo comando ho avuto modo di apprezzare per la loro preparazione e anche per la loro umanità. Comandante provinciale colonnello Gainelli, oggi la presentazione di 2 nuovi ufficiali giunti al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, dunque che cosa vuol dire questa presentazione per la compagnia e quale contributo reale possono dare questi 2 nuovi innesti al Comando Provinciale di Ragusa? Il contributo fondamentale che possono dare collaboratori che arrivano e sono all'inizio di una buona esperienza è la continuità di quanto di buono è stato praticato dalle colleghe che hanno lasciato da poco il comando per assumere altri incarichi molto prestigiosi. Prestigiosi sono gli incarichi che hanno ricevuto i colleghi qui arrivati, di cui sono molto fieri, e hanno già dato segno di volersi impegnare al massimo per mantenere questa continuità che è sempre necessaria nella gestione dello strumento, ma anche di voler apportare
per quanto possibile almeno una novità e freschezza di approccio che deriva a gioco forza da esperienze professionali pregresse, ma anche da differenze culturali, anche visioni diverse, caratteriali, ed è anche su questo elemento che la nostra organizzazione punta molto, proprio per consentire, far sì che il ricambio diventi un valore aggiunto e possa arrecare sempre un valore aggiunto alle attività che possano essere espresse su un territorio. Questo è l'obiettivo principale. I risultati verranno di conseguenza, i risultati che si potranno avere nel breve termine saranno sicuramente anche il merito di chi ha lavorato fino ad ora. Il più delle volte noi lavoriamo per seminare qualcosa e i cui frutti saranno colti da chi verrà dopo di noi. Questa è Tele Iblea. Non hai dimenticato quella volta in cui l'hai stretta a te così forte da farla stare meglio? Quella volta in cui ti sei fermato ad ascoltare col cuore un amico che aveva solo bisogno di essere capito? Quella volta in cui hai detto vai, insegui i tuoi sogni, io sarò qui ad aspettarti? Non hai dimenticato il sorriso di tuo figlio quando torni a casa stanco ma felice di far tutto questo per lui? Il tempo trascorso a prenderti cura di chi non può fare a meno di te? Quella volta in cui hai messo a rischio te stesso per il bene comune? Donare significa amare, e l'amore è la cosa più bella che tu possa dare. Dona, non lo dimenticherai. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Bene, noi siamo chiaramente tutti insieme con le forze dell'ordine che devono contribuire anche a garantire non solo l'ordine pubblico ma anche questa sicurezza in questa situazione epidemiologica. E parliamo di Comune di Ragusa. Vediamo. E allora parliamo del Comune di Ragusa, faccio una premessa, capita che qualcuno ci chiede ma perché non lo fate il martedì questo mal comune? Perché in verità se non c'è la seduta del Consiglio Comunale ci manca, diciamo, il sugo per fare un po' di polemica, quindi siccome la seduta è stata ieri mercoledì ed è finita verso le 21, quindi non abbiamo avuto la possibilità di registrare, Cesare Pochino è con noi stasera per parlare del Consiglio Comunale di ieri, ma anche di un po' di altre cose, ma fare un po' di cortigio, Cesare, perché sennò la gente non gli piace, ci piace un cortigio. Parliamo della seduta di ieri. Intanto buonasera a te, però parla forte, ai telespettatori. E niente, ieri sera è stata la prima seduta dopo la pausa estiva, in verità ci si attendeva molto di più. Come al solito si è rivelata una seduta deludente, piatta e senza spunti di rilevanza, se non altro perché le opposizioni, quelle poche che restano e che hanno ancora voce per parlare, si sono appiattite sugli argomenti banali di ordinaria amministrazione, la perdita d'acqua, il servizio al cimitero, il verde pubblico e cose di questo genere, senza andare ai temi importanti della città che molti cittadini aspettano. Come ho scritto oggi, in effetti qualcuno si è tradito dicendo che le segnalazioni che gli arrivano da parte della gente riguardano queste cose di piccola entità, però secondo me il dovere di un rappresentante della città, il dovere di un elettore è appunto quello di sollevare temi importanti e come opposizione portarli all'ordine del giorno. Magari il fosso della strada è giusto,
Ma lì... se ne deve parlare, però io ritengo che queste cose vanno segnalate a chi di competenza ed eventualmente si deve fare polemica su queste cose quando l'amministrazione non risponde. Invece noi osserviamo, ieri sera se ne è avuto la riprova definitiva anche per alcuni particolari e per alcune questioni di cui diremo appresso, che praticamente questa amministrazione va ormai come un treno, non ha ostacoli, non ha rallentamenti, non si ferma e soprattutto ha la forza di rendere innocue ogni rilievo e ogni eccezione delle opposizioni, cioè qualsiasi cosa per l'amministrazione rientra nella normalità. C'è la crisi del servizio idrico, è dovuta alla burocrazia, è dovuta ai guasti. C'è il verde pubblico non curato nei cimiteri, c'è il contenzioso con la ditta. La vasca non è buona. La vasca non è buona, si deve riparare. A tutto c'è una risposta. È lo stesso discorso, c'è la rotatoria, il ritardo per la rotatoria. Per loro la rotatoria, anzi, io ho avuto modo di parlare con l'assessore Giuffrida che vanta le procedure per questa rotatoria, vanta il discorso che prima si sia preparato tutto il lavoro per le reti sotto traccia, vanta il discorso che lo stanno facendo in 4 mesi. E poi ogni tanto esce fuori il discorso, l'assessore Giuffrida dice per la rotatoria, ci potevano pensare i grillini quando si sapeva che si sarebbe dovuto aprire l'ospedale. L'assessore Iacono dice che tutti i contenziosi derivano dai contratti stipulati dai 5 Stelle che sono stati fatti male e danno vita a questi proprio contenziosi, mentre quelli stipulati dall'amministrazione Cassì scorrono lisci e cose del genere. Quindi motivo per cui non c'è niente. Il sindaco ci dice che per la casa protetta ci avevano già pensato perché l'hanno inserita in agenda urbana, e questo è vero. Ora è spuntata la grossa novità, che però io mi permetto di dire, è grave che la città lo debba sapere per inciso da un intervento su altro argomento di un consigliere comunale. Ora per esempio hanno trovato la novità che praticamente hanno fatto un bando di un avviso pubblico per il 31 luglio, per la ricerca di un soggetto privato che rilevi il Palazzo Tummina, acquisisca il Palazzo Tummina, lo compri e lo ceda al comune che a sua volta poi ci mette tribunale, agenzia delle entrate, guardia di finanza e cose del genere. E il comune paga l'affitto. Quindi il soggetto se non ci arriva a pagare l'affitto gli potrebbe dare in permuta il Palazzo di Giustizia Vecchio, che così con l'occasione nelle mani di un immobiliarista lo rimette a posto a costi notevolmente più contenuti del comune, anche perché questo è vero, perché se il Palazzo di Giustizia lo dobbiamo fare io e te con 400.000 euro, lo facciamo, se lo deve fare il comune ci vogliono 5 milioni di euro. E allora praticamente è un'operazione puramente immobiliare, del tutto regolare, del tutto legittima. È un'operazione che praticamente di queste moderne, sai, un po' come quella dei centri commerciali. Però è importante fare capire, quando il sindaco venne e disse ci pensiamo noi, ci compriamo il Palazzo Tummina, ci compriamo lo scalo merci, tutte queste cose, poi ha pensato bene di cambiare il progetto. Ha pensato bene, ha visto che il Palazzo Tummina dice che ieri è venuto fuori che ci vogliono 15 milioni per l'acquisto. Più ci vogliono 9 milioni per il ripristino e l'adattamento dei locali alle nuove esigenze. E siamo a 25 milioni. E il comune non si vuole caricare sul bilancio 25 milioni di spese, fra le altre cose chi lo prende in gestione ci guadagna anche sui servizi, perché ci può mettere negozi, servizi, il garage, la guardiania, la cosa, e quindi è tutto un sistema. Però è garantito dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, dal Tribunale, dagli uffici che pagano un tot l'anno, quindi si compra il palazzo, fa le spese. Ma queste sono cose che in forma minore, per esempio forse nessuno sa che il bellissimo palazzo dell'Ispettorato dell'Agricoltura, che è unico in Sicilia, nelle 9 province, un palazzo di quella
grandezza e di quella importanza, gli ispettorati dell'agricoltura delle altre province non ce l'hanno. Ci sono ispettorati dell'agricoltura a Siracusa, messo in un appartamento di un condominio. Certo. Là c'è un, quello allora fu costruito a Ragusa perché c'era Zino Giummarra, l'onorevole Giummarra, e fece quel palazzo. Quel palazzo molti non sanno che circa una ventina d'anni fa, ai tempi quello di, sulla destra, di via Plebiscito in fondo, al lato, certo, di Viale Europa, certo, quello là, Cuffaro, nel contesto di una vendita di immobili della regione, praticamente fu venduto a un privato, che fra l'altro cosa lo acquistò un privato della provincia di Ragusa. Lo ha acquistato e lo ha lasciato all'assessorato regionale all'agricoltura in affitto. E continua a prendere l'affitto. E continua a prendere l'affitto. Ora pare addirittura, ma questo non ne ho conferma, pare addirittura che l'assessorato regionale all'agricoltura lo abbia comprato. Quindi sono pure operazioni immobiliari. Se tu ricordi, ne sei a conoscenza, le operazioni immobiliari che sono state fatte in provincia per i centri commerciali. Un soggetto che ha costruito e ha subito venduto. Calabrese. La società che ha poi dato in affitto i locali alle aziende, poi ha subito ceduto questo ramo d'azienda. Anche la Fortezza è così, eh? Sì, sì, ma sono tutte così, però l'unico che ci ha guadagnato è il primo che l'ha costruito. Tutti gli altri sono alle prese, affitte. Allora, sono le operazioni del nuovo secolo, sono le operazioni immobiliari del nuovo secolo. Il sindaco... Molti queste cose le chiamano riciclaggio, però... Sono altre parole. Non è che visto il riciclaggio sono fatti di chi ha tutti questi soldi, ma non tocca a noi andare a scoprire da dove provengono queste masse di liquidità e cose del genere. C'è gente che fa questo tipo di operazione, c'è chi gioca in borsa, c'è chi si gode la vita sulla Costa Azzurra, c'è invece chi lavora con queste cose. E allora praticamente... Mi permetto di dire che la città ne dovrebbe sapere di più, mi permetto di dire che questo è vero e proprio Cortiglio, che forse in giunta non tutti hanno contezza piena. Hanno capito. No, hanno contezza piena di questo genere di trattative. Questo io mi permetto di dirlo perché facendo qualche domanda a qualche consigliere comunale sono all'oscuro di tutto. Qualche componente di giunta glissa, evade, evasivo, altro sa tutto. Perché dimostra che non sa niente. Qualche oppure sa il concetto fondamentale dell'operazione, però non se ne occupa. E allora praticamente è tutto nelle mani del sindaco, penso anche dell'assessore Giuffrida, che è il tecnico, ho saputo che c'è magari lo sviluppo economico, questo non capisco a che titolo, ma comunque lo sviluppo economico deve sapere. Vabbè, lo sviluppo economico è quando pure un cattamo, economico prima non è sviluppo economico, prima è fallimento economico. Se ci allora, Cesare, quindi noi abbiamo appurato questo, che il Consiglio Comunale ormai è un mero appuntamento simpatico in cui si incontrano. E salotto è una sorta di Maurizio Costanzo Show. Sì, sì. Cioè, la gente parla a turno, parla fuori, non dice niente, cose così banali, ripetizione dei comunicati fatti, delle cose fatte, ma fra le altre cose, l'acqua che per esempio c'è. Sono stati sintomatici gli interventi dei due consiglieri Dem. O quello di Ferringiele, che era quello enciclopedico, meno comprensivo, citano tutto, le spiagge, gli assembramenti, l'inquinamento, il cimitero, la casa protetta, cose del genere, citano tutto, però come per dire, noi siamo su questo argomento, ci stiamo attenti, ma non è che sollecitano oppure fanno ordine del giorno, mozioni, atti di indirizzo, per dire si deve fare questo. Ieri poi c'è stato l'intervento fiume del consigliere Iurato su questa discussione dei positivi, degli infermieri, ma quello poi Iurato parlando poi acquisisce una credibilità che va oltre, diciamo. Sì, ma il problema c'è un uomo molto attento, la credibilità l'acquisisce attento, diciamo. La credibilità l'acquisisce normalmente perché Iurato, così come era Giorgio Masser una volta, con i suoi interventi comunque inganta, perché se non altro perché hanno sostanza.
Però poi alla fine io dico, Iurato, tu ti devi rivolgere all'assessore alla sanità, tu ti devi rivolgere al presidente della regione, perché nemmeno qua i vertici, la direzione strategica hanno voce in capitolo, sono degli esecutori, dei passacarte, ci arriva un ordine e fanno. Non è che Aliquo domani può decidere di mettere 10 anestesisti a Ibla o di rinnovare un reparto. Comunque può intervenire, sì, sempre chiedendo. Può intervenire, ma la dimostrazione, è che, come ha detto ieri, l'unica cosa si può dire buona, e io non sono un estimatore di questo consigliere, l'unica cosa buona l'ha detto il consigliere Gurrieri, che ci disse: ma invece parlate, ma per questo Covid Hospital a Ibla ci hanno promesso 150.000 euro, quando saccio di contributi, e 60 unità di personale in più, ma un nessuno. Cioè, ha fatto una domanda precisa. Importante, perché ora ha fatto una domanda precisa. Poi per tutto il resto, poi naturalmente alla fine chiude il discorso il dottore Rabbito, che oltre a essere l'assessore è anche un primario, e chiedo, praticamente si è capito forse che addirittura la regione sta propendendo per una scelta che è stata proposta dal Rabbito. Cioè Rabbito ha detto: ci sono solo 11 positivi da mettere in terapia intensiva in tutta la Sicilia. Andiamo, centralizziamoli negli ospedali di Palermo e di Catania, e luogo si chiude la situazione. Inutile creare tutte queste realtà periferiche. Per realtà, però, ora pare che la regione si stia convincendo, però io mi permetto di dire una cosa: oggi sono 11 in terapia intensiva, non sappiamo quando saranno domani. Però non si chiudono le reparti. Al momento non si chiudono, però c'è anche da dire un'altra cosa: a questa tematica, e i consiglieri comunali ne avrebbero dovuto e potuto parlare, c'è l'apertura delle scuole, nessuno ne ha fatto cenno. Nessuno ha chiesto cosa si sta facendo. Poi in città, considerando che molte scuole sono comunali. Poi nessuno, loro parlano sempre di attività ispettive, di controllo su quello che fa l'amministrazione. Nessuno ha chiesto se le scuole sono tutte a posto, se hanno le certificazioni necessarie a posto, se è tutto pronto, se è tutto... Niente, completamente silenzio. E poi c'è una città che ha due musei chiusi. E questo è stato oggetto di una discussione ieri con l'assessore. Un museo che deve aprire, progetto culturale inesistente, non c'è. Ci hanno parlato di questo studio di dettaglio sulle case del centro storico e non se ne sa niente. Cioè si vive tutto nelle cose. Il sindaco ha voluto rimarcare che dice: noi molte cose non le diciamo perché poi ci dite che noi siamo gli uomini del diremo, faremo, vedremo, e allora invece vogliamo parlare a cose fatte. Vero è, però ci sono cose che sono scandalosamente ferme da mesi. I locali di Carmine Putia, i locali di Via del Mercato. Ora, per esempio, l'altro ieri c'è stato un bando di gara perché i locali di Via del Mercato lo devono sistemare e devono provvedere alla chiusura dei portici. Ma allora, mesi fa, quando abbiamo fatto il bando per darle in affitto, ma che c'eravamo? Cioè, che cosa gli davamo? Senti, quel bando di tutti i negozi in via Roma, là, il bando dei negozi in via Roma non se ne sa nulla, ha aperto il ristorante Ciccio Orfeo. Barone sta facendo... quello di Ciccio Barone pare che stia andando in porto, perché dovrebbero arrivare quattro negozi. Ma non è un bando di alta mo- no, è un'azione. Rapporti fra queste ditte, magari fra quel coordinatore che venne da fuori, che mise tutto insieme cose, e i proprietari che si sono accordati proprio in centro. Però, pur essendo una mossa molto intelligente, sono solo quattro negozi eleganti e belli, ma che secondo me non possono risolvere la situazione in via Roma. In via Roma, per esempio, Mario Chiavolo ha sollevato il problema, ha sorvolato. Mi danno l'impressione, oggi ho citato questa espressione, di quelli che vanno a fare un giro turistico con gli aerei leggeri, no? A parlare, dice, certo, il passaggio dei bus e navette in via Roma, dice, non è una cosa giusta. E dopo si basta. E non ha detto niente. Allora, quattro negozi, per quanto eleganti, da soli, secondo me non può, sicuramente traineranno altre attività e altri servizi di ristorazione e altre cose. Però da soli, secondo me, perché l'azione deve essere sinergica e globale, non può essere solo l'autobus che passa
o i negozi che aprono. E questa situazione... Quindi Cesare, andiamo a chiudere, anche perché non ci, più di 20 minuti non possiamo fare. Se no poi la gente dice che siamo scocciati. Quindi a questo punto guardiamo la situazione politica. Va bene, abbiamo visto che le opposizioni sono un po' sottotono e che quindi l'amministrazione continua come un treno nella sua azione senza dare conto a nessuno. L'amministrazione in pratica non ha ostacoli. Ascolta, io proprio questo ne parlavo ieri, abbiamo fatto un incontro molto interessante con l'assessore Arezzo e con me c'era Giovanni Di Stefano, no? Il dottore Di Stefano che è stato quello che è stato, voi lo sapete. E cioè, è difficile controbattere perché... E appunto, mi sembra che sappiano tutto e che non si può dire niente. Sono state fatte queste scelte, punto e basta. Noi andiamo avanti e non possiamo fermarci. Questo mi sembra. Sì, ma per esempio, i locali dell'Opera Pia. I locali dell'Opera Pia avevano detto che per, dopo l'estate sarebbero stati pronti. D'altra parte c'era solo da pulire, non c'erano interventi grossi. Il famoso centro commerciale culturale. Il centro commerciale culturale, non se ne sa nulla. Ma io lo stesso fatto, per esempio, l'area dello scalo merci, nessuno sa che nel corso del mese di agosto è stato pagato un acconto all'architetto Grasso Cannizzo. Che è quello di Vittoria. Che è un grosso architetto, sì, di Vittoria. Che dovrebbe fare signora, la progettazione. Sì. Con la sua esperienza... E doveva fare un master plan di questo fatto e l'hanno pagato, però non se ne sa niente, non se ne sa niente, soprattutto al di là del master plan. Ma non se ne sa niente, oppure siamo noi che non sappiamo niente? Noi non sappiamo niente perché non andiamo a leggere subito la pubblicazione all'albo pretorio del pagamento. Tu di bitume sai qualcosa? E tu, ma stanno lavorando, che si stanno a divertire, ce ne sono 18.000 euro, magari io con 18.000 euro mi divertisse, che ti sono fischi una roba. Ma che fanno, non si sa? Ma sono là, nell'area industriale di Angione, ci sono già artisti che dipingono, che faranno delle creazioni tipo quella della rotatoria che c'è. Ah, quella bellissima. Ma quella cosa, faranno, quella magari, là... vedi, è come se metti me, se tu nei bassi del castello di Donna Fogata ci metti un museo di auto d'epoca. Ma io là mi ci coricherei, cioè senza essere pagato, perché già sentendo il profumo, ora questa è genere, con questa forma, diciamo così, di arte, di strade, di cose, ci vive. Sono là, ci sono 18.000 euro, che non sono bruscolini, e cosa? Su un bilancio di 50.000 euro previsto per la manifestazione, però di cui nessuno rende conto. Cioè, non è che in queste manifestazioni che si organizzano ci vorrebbe un rappresentante del comune che dice: va bene, dovete spendere 50.000 euro e noi ve ne diamo 18 di contributo, ma vediamo come spendete. Vediamo come avete speso 50.000 euro e rendete conto fino all'ultima lira, anche perché sono associazioni che sulla carta non hanno fine di lucro, quindi una lira non ne resta a restare teoricamente. Allora, poi in un momento di chiari di luna così forte. Non solo i chiari di luna. Lui si piange. Non solo i chiari di luna. Non solo i chiari di luna. Ci sono anche motivi, anche per tutto volume, per esempio. Ci saranno occasioni di assembramento, ci saranno anche occasioni. Anche 20.000 euro. Ci saranno occasioni di confusione, ci sarà gente che non metterà la mascherina e poi cominciano le polemiche, cominciano le cose, perché questo fatto di questo, diciamo così, risveglio culturale, cosa lì, è sì sentito, è sì necessario, ci vuole, però mi pare che c'è una corsa a questo tipo di manifestazione, perché da quello che si sente, da quello che si dice, nessuno ha tirato il remo in barca. Festival obbedume si fa tutto volume, si fa pare che da c'è chi da sulle scale, dà il gusto sulle scale e cose del genere. Beh, quello è il consigliere, quindi consigliere. Sì, sì, è il consigliere, non è una cosa. L'unico anzi. 5 Stelle, sai, ho capito che sa lavorare bene, perché predica bene. Vabbè, ma io 5 Stelle, definirlo 5 Stelle, mandalo, ci sono dei post in cui questo consigliere sbeffeggiava Grillo e i grillini prima di entrare nei grillini, poi è entrato nei grillini. Ma anche Bitume, ora, però è un po' raccomandato
dal 5 Stelle. Non è che è raccomandato, è amico dell'onorevole Campo, l'organizzatore Vincenzo Cascone, ma questo, e quindi, no, questo non è né illecito né... Sì, non è illecito. Se sono amici, nessuno può dire che Stefano Campo è andato dal sindaco a perorare la causa di Festival o di cosa. Nessuno. Festival nel passato però era molto 5 Stellato. Sì, sì, ma ripeto, sono illazioni, possiamo, sono illazioni. Sei tu che sei una mala lingua, ho capito. Io non ho detto nulla, e quindi ci sono tutte queste manifestazioni, ora cercano di fare, nessuno però si preoccupa delle scuole, dei trasporti, dei bus, dell'ospedale con la situazione. Dell'ospedale con la situazione. Allora io per esempio ti faccio una domanda e chiudiamo. Sì. Perché non ci si può infettare in un viaggio, in un pullman pieno, in meno di 15 minuti? È una domanda. Il fatto dei 15 minuti. Ci sono i bambini che se il viaggio dura 14 minuti non si infettano. Se invece dura 16 si infettano. Cioè, questo permettete, non lo dovete chiedere qua a Ragusa, lo dovete chiedere a quelli del governo nazionale. Ma come dovete chiedere questo? Si dovrebbero chiedere tante altre cose. Perché per esempio i controlli dicono periodicamente che ci sono riunioni in prefettura, perché ora i controlli, ora le multe, ora questo, ora quello. Tu vai al supermercato e c'è gente che entra tranquillamente senza mascherina, c'è gente che tocca la frutta senza guanti, questo è vero. C'è di tutto, nei bar non c'è distanziamento, bar è normale, non c'è niente, anche perché nel bar se entri, se ti prendi un caffè, la mascherina te la lavare, cioè non è che puoi stare, né, attenzione, io non è che do le colpe qua alle forze dell'ordine, perché non hanno né i numeri di personale, né proprio materialmente, non è che può controllare uno in un bar se si è tolto la mascherina perché si sta prendendo il caffè o si deve prendere l'acqua, cioè sono tutte cose incontrollabili. Allora, per controllare queste cose devi cominciare ad eliminare le occasioni di incontro, di assembramento, di cose. Invece qua li foraggiano. Perché ci sono degli obblighi che dobbiamo continuare a mantenere, perché c'è molta gente che con queste cose ci vive, quindi se tu gli togli l'appuntamento lo metti in difficoltà, questo mi sembra di aver capito. Sì, ma io capisco. E certe cose funzionerebbero, faccio un esempio, e l'ho detto in tutti gli ultimi anni, se a tutto volume invece di essere gratis si facesse a pagamento, mettendo un certo numero di persone ben distanziate, non ci sarebbe pericolo, perché tu fai pagare, metti 100 posti, poi c'è ben differenziati, un altro problema, che e invece a tutto volume, questo io l'ho detto a proposito anche delle occasioni passate, a tutto volume si deve fare questa concentrazione di eventi, esatto, tutti in tre giorni, che fra le altre cose, io l'anno scorso guardando il calendario, non era possibile, praticamente non era possibile, perché avresti dovuto correre da Piazza Posta al Ponte Vecchio, da Ponte Vecchio a Via Roma, da Via Roma a Piazza San Giovanni per poi andare subito a Ibla. Poi a Ibla non avevi il tempo di fermarti un attimo al bar per dire mi prendo una granita e cose di questo genere. Le devono concentrare invece, se lo facessero in un mese o in due mesi, certo, con appuntamenti anche intrasettimanali, pubblicizzate, che ognuno lo pubblicizza. No, ma a livello nazionale, sì, no, vabbè, regionale, insomma, lo pubblicizza, certo. Perché, e allora tutte queste, vedi, a proposito della pubblicità, per tutte le manifestazioni, il controllo che io ti dicevo del comune sarebbe, è perché in bilancio mettono sempre spese di pubblicità 20.000 euro. È giusto, ma io voglio sapere queste spese di pubblicità come le avete fatte? Cioè, le avete date tutte a Mario Papa per la sua televisione? No, oppure avete fatto pubblicità su giornali regionali o cose di questo genere? Allora, tutte queste cose dovrebbero essere viste, è un'amministrazione. Quindi se noi andassimo a chiedere la rendicontazione delle tre manifestazioni di Piazza Libertà, che succederebbe? Quale dei concessi? Sì. Vabbè, ma quello è una rendicontazione con i biglietti, ce la si ha. Ci sono i borderò, chi ti dice il cantante costa tanto, io ho incassato tanto, questo è il contributo, là è tutta la luce del sole, è perché tu
batte sempre perché dà l'organizzatore Ciccio Barone. Avete questa abitudine a Ragusa? Ciccio Barone, vedi il nome, per esempio, Ciccio, ai tempi. No, io sono amico di quelle che si chiamano Ciccio, perché ai tempi era criticato Ciccio Baiele. Ma Ciccio Baiele portava grandi nomi dello spettacolo al Campo Sportivo, Gino Paolo, faceva manifestazioni che avevano risonanza quantomeno regionale. Ed erano pubblicizzate e cose del genere. Ora qua praticamente Ciccio Barone fece venire a Massimo Ranieri, a Renzo Arbore, tanto del cappello, a uno che piace ai giovani, si che chiama Max Gazzè, fece venire le manifestazioni. Ora neanche invece guazziamo fra bitume, fra tutto volume, fra scale del gusto. Sono cose diverse. I blabaskers e cose del genere. Scusa Cesare, e chiudo, sono cose diverse. Perché Renzo Arbore è uno spettacolo che gira. Forse ho più stima di a tutto volume che almeno si deve creare. Sono delle cose. Ma io non è che ora rispetto tutte le dobbiamo chiudere perché siamo quasi a 30 minuti. Grazie a Cesare Bruchino per la consueta rubrica Mal Comune. Grazie. Andiamo avanti al telegiornale. Questa è Teleiblea. Arriva il nuovo volantino Crai Gruppo Radenza. Algida, Magnum vari gusti a 2,39€. Coca-Cola Classica e Zero 1,35 litri per 2 a 1,99€. Bex, birra 33 centilitri per 6 a 3,29€. Bauli, classici senza zucchero integrali 5 cereali a 99 centesimi. Offerte valide fino a domenica 20 settembre. Crai Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. Come al solito con la rubrica Malcomune si riescono anche a scoprire piccole cose, piccoli interventi, anche delle magagne, ma anche dei comportamenti che non sono dei migliori. Io credo che sia giusto che ci sia un servizio del genere, molti lo aspettano, altri ci guardano con molta questi che cavolo vogliono, sparano stupidaggini. È vero, spesso si tratta di notizie che trapelano, molte sono dicerie, però come sapete a pensar male si fa peccato, però spesso si indovina. E dietro tutto questo ci sono i grandi interessi della città, spesso sono interessi legittimi, ma nel passato abbiamo visto che perseguire gli interessi legittimi, legittimissimi, come appunto alcuni centri commerciali fatti in città, però poi alla fine si decreta la morte di un settore commerciale e ne piangiamo le conseguenze. Qualcuno può dire: ah, non erano solo i centri commerciali. Bene, però è anche vero che se tu fai un centro commerciale in piena città, il centro normale perde valore. Ora chiudiamo, perché oggi parliamo, vi mando in onda la nostra rubrica Work in Progress, che parla di sviluppo ma anche di sociale, di lavoro e di sindacati, con una notizia un po' particolare, perché a Siracusa c'è stata una causa nei confronti di un albergatore che non ha pagato la tassa di soggiorno. Ora io non vorrei innescare chissà quale conseguenza, però ecco, il tribunale ha sancito che trattenere i soldi della tassa di soggiorno non è un reato tale da andare a finire in galera, cioè quindi con pene molto severe come la reclusione, per un atteggiamento non certo lodevole, ma che socialmente non può ritenersi pericoloso. Di conseguenza il pubblico ministero ha anche accettato la soluzione dell'albergatore. Che vuol dire? Che più volte il nostro assessore ha detto si fa peculato se si trattengono i soldi della tassa di soggiorno. È vero, ma non bisogna poi esagerare. Comunque gli albergatori di Siracusa dicono: continuiamo a raccomandare
e a ribadire la puntualità dei pagamenti. Cioè, questo non vuol dire che noi potevamo tenere i soldi, perché a questo punto leviamo la tassa di soggiorno. Bene, vediamo la rubrica Work in Progress. Io vi ringrazio per l'attenzione. Noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Oggi a Work in Progress parleremo del difficile periodo che vivono gli anziani, a forte rischio isolamento. Parleremo poi di riforme, di come l'economia sommersa sia un danno per l'Italia e di come la pandemia ha cambiato il mondo del lavoro. Ma iniziamo con il segretario CGIL Maurizio Landini, che ci racconta il cambiamento in atto nel sindacato. Il sindacato italiano, nella sua lunga storia fatta di battaglie e conquiste, è stato sempre vicino ai lavoratori. Lo è anche adesso, ma alcune fasce di popolazione lo percepiscono distante, un fenomeno che ha varie spiegazioni e che fa riflettere il sindacato stesso. Anche per questo la CGIL sta cambiando, per arrivare sempre più alle giovani generazioni, spesso nel mondo del lavoro con contratti precari. E oggi i contratti nazionali di lavoro, che sono lo strumento conquistato in questi 100 anni di storia, riguardano forme di lavoro classiche. Quindi qui c'è un cambiamento e un ritardo del sindacato. Nella mia testa, i nuovi contratti nazionali di lavoro, le nuove leggi per dare uno statuto dei lavoratori, debbono riguardare tutte le forme di lavoro. Un modo per dire basta allo sfruttamento di tanti lavoratori che a causa di alcune tipologie di contratti non godono di diritti. Io penso che bisogna smetterla, che se io sono una partita IVA non ho le ferie, non ho la malattia, non ho il TFR, non ho determinati diritti. Io penso che bisogna arrivare attraverso i contratti nazionali e le leggi che le persone che lavorano hanno tutti gli stessi diritti e tutte le stesse tutele. E se un'azienda ha bisogno, può utilizzare forme di lavoro diverso, non perché una costa meno, ma perché al limite ha competenze e esigenze sostanzialmente diverse. Quindi, dal mio punto di vista, non sono i rider che non hanno capito, è il sistema di mercato e le regole che sono state fatte che sono sbagliate. Io penso che bisognerebbe riprendere la Costituzione e applicare i principi sanciti dalla Costituzione in termini anche di leggi sulla rappresentanza e di diritti nel mondo del lavoro. Una forte presa di posizione per tutelare i diritti dei lavoratori e per ribadire che il sindacato è con loro e lotta affinché riescano ad avere una vita lavorativa dignitosa. In questi anni tanti cambiamenti hanno portato anche nel mondo del lavoro a pensare che il sindacato non è utile, quindi c'è un problema di cambiamento anche nostro e di ricostruire una sintonia anche con chi non è lavoratore dipendente, no? E in questo senso il problema è come noi ci adeguiamo, come cambiamo, ma da un certo punto di vista credo che il tema sia anche ricostruire una cultura del lavoro, anche sul piano politico, cioè che chi si occupa di politica deve partire dall'occuparsi della condizione di vita e di lavoro delle persone. In Italia uno degli aspetti più preoccupanti è l'economia sommersa. Questa genera parecchie storture, come un minor numero di entrate tributarie. Ma l'economia sommersa ha effetto anche sui lavoratori. I lavoratori in nero sono un fenomeno preoccupante, senza diritti, senza contributi e con un futuro incerto. Quando si pensa ai lavoratori in nero, si pensa subito all'agricoltura. Ma anche l'edilizia sconta questo preoccupante fenomeno. Stimiamo, su dati delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS, quasi 400.000 gli uomini che lavorano a nero in edilizia, e spesso sono italiani e spesso sono persone anziane che stanno sulle impalcature anche a 65-70 anni, perché o non hanno raggiunto i requisiti della pensione o, avendo avuto carriere discontinue, con 480 euro al mese non ce la fanno. La pandemia ha causato tante criticità. Ci sono quelle evidenti, i morti, gli ospedali affollati, l'economia in crisi. Ma ci sono anche altre criticità che non finiscono sulle prime pagine dei quotidiani. Una di queste è l'isolamento degli anziani.
sono stati loro la categoria più colpita a livello sanitario, ma anche a livello di relazioni. La criticità maggiore è quella delle relazioni, perché le persone anziane vivono anche di relazione e spesso ci sono tante persone sole. La situazione della pandemia ha accentuato quella condizione, la difficoltà di relazionarsi, di essere chiusi in casa, di non poter andare all'edicola, al bar, giocare a carte. E per cui il tema è come costruire anche lì delle possibili relazioni che tengono conto della vicenda della pandemia, ma non isola totalmente quelle persone, perché poi magari non muoiono dal coronavirus, però muoiono di solitudine, di separazione e a volte nascono anche drammi soggettivi, e soprattutto nelle grandi aree urbane dove il sistema delle relazioni è sempre messo più in difficoltà. Uno dei grandi problemi che non si è mai affrontato è l'invecchiamento della popolazione, qualcosa che deve tornare all'ordine del giorno. Va costruito anche un percorso culturale per comprendere che l'Italia, come tanti paesi dell'Occidente, è un paese di invecchiamento, che una parte considerevole di persone anziana in questa società deve costruire sistemi di protezione, sistemi di vita, di relazione che tengono conto di questa condizione. E del resto non è che potremmo dire occorre invertire il meccanismo per cui ridurre l'aspettativa di vita. Se l'aspettativa di vita è cresciuta, bisogna mettere in condizione quelle persone perché stiano il meglio possibile bene, evitando di incrociare malattie e cronicità, perché se le incrociano il rischio è che costino di più la società che se invece stanno bene. Ma la pandemia deve insegnare qualcosa anche agli anziani. La pandemia ci spinge al cambiamento. E è un paradosso che lo dica un sindacato di anziani, ma anche per gli anziani vi è la necessità di acquisire questa opportunità che viene data, quella di avere una conoscenza maggiore, una capacità di comprensione maggiore sull'innovazione, sulla dimensione dell'innovazione, perché interviene sulla comunicazione, sulla relazione, ma anche sulla possibilità di stare meglio. Perché se io ho un sistema sanitario fortemente tecnologizzato, robotico, mi curano meglio. Il 2019 segna un nuovo record negativo di nascite in Italia. Con poco più di 420.000 nuovi nati, si supera il record negativo del 2018 di 19.000 unità. Una tendenza che secondo le previsioni porterà a un ulteriore calo sia nel 2020 che nel 2021. A contribuire alla tenuta delle nascite, i bambini nati da genitori stranieri, che pesano per circa il 15% sul totale. Al nord il tasso di natalità è superiore, mentre a sud continuano le difficoltà. Un segno di come la natalità è legata al welfare e all'occupazione. Mentre le cronache agostane puntavano giustamente il dito contro alcune località vacanziere e soprattutto discoteche, che non hanno seguito alcun protocollo anti-Covid, molte località turistiche hanno visto quasi azzerate le presenze. Tra i più penalizzati, gli stabilimenti termali, che hanno praticamente perso la stagione, con conseguenze pesanti per lavoratori e intere comunità, che basano la loro economia sulle terme. Le pensioni sono sempre uno degli argomenti più caldi del dibattito italiano. Non si tratta soltanto di chi in pensione ci è già o chi si appresta ad andarci. Si parla di una prospettiva per tanti giovani che, tra lavoro precario e buchi contributivi, rischiano di avere, quando sarà il momento, una pensione troppo bassa. Con l'attuale sistema previdenziale, chi si trova in quelle condizioni, quindi chi avrà una carriera prevalentemente caratterizzata da ingresso tardi nel mondo del lavoro, lavori pagati pochi, lavori discontinui, o chi sarà costretto a fare nel corso della sua vita sospensioni per ragioni di cura rispetto alla famiglia, avrà una prospettiva molto, molto brutta. Tenendo anche conto che chi è nel sistema contributivo, cioè chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, non ha più neanche la pensione integrata al minimo, quindi prenderà una pensione per quello che effettivamente matura. Ci sono però correttivi
per dare una prospettiva futura ai giovani. Noi vogliamo una riforma che guardi soprattutto le nuove generazioni a un mondo del lavoro che è cambiato rispetto al passato, e a queste persone dobbiamo dirgli tu ti devi impegnare sul mercato del lavoro, devi essere attivo, devi cercare lavoro, devi lavorare, anche se fai però un lavoro debole, quel lavoro ti consente di costruirti una pensione. E la pensione non deve essere una pensione minima da fame, deve essere una pensione dignitosa. Infatti pensiamo a una pensione contributiva di garanzia. La nostra proposta prevede, ad esempio, che se tu stai nel mercato del lavoro 40 anni, anche se in questi 40 anni sei stato disoccupato, hai lavorato come domestico, hai lavorato come cassiera part-time a 20 ore alla settimana, quindi hai fatto lavori anche, diciamo, pagati poco, poveri o discontinui, tu dopo 40 anni di presenza attiva sul mercato del lavoro, se vai in pensione, ad esempio, a 66 anni, devi prendere una pensione di 950 euro, quindi non una pensione da fame, ma una pensione dignitosa. I lavoratori che svolgono lavori usuranti possono andare prima in pensione. Infatti, l'accesso alla pensione è anticipato di 12 o 18 mesi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi. Per usufruire della pensione anticipata è necessario che il lavoratore maturi i seguenti requisiti: almeno 61 anni e 7 mesi d'età e almeno 35 anni di contributi. Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati, occorre che l'attività usurante sia svolta per almeno 7 degli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Per conoscere tutti i diritti spettanti e sapere quali sono le categorie che godono di questi benefici, si può visitare il sito www.pensionati.it o recarsi a una delle sedi SPI presenti sul territorio. La pandemia ha costretto tanti a lavorare in modo diverso. Non fa eccezione il patronato CGL, che oltre a portare avanti il lavoro ordinario, si è dovuto confrontare con un lavoro extra fatto di interpretazione dei provvedimenti del governo per affrontare la crisi e per aiutare i cittadini in difficoltà. Noi abbiamo affrontato per l'ennesima volta una fase inedita, una fase nuova, e abbiamo sommato al lavoro tradizionale, perché comunque i diritti e le tutele non sono mai andate in quarantena, il lavoro che è venuto fuori dalle scelte del governo, che ha scelto di mettere in campo una serie di bonus, una serie di welfare per aiutare i soggetti più deboli. E io credo che noi abbiamo adoperato un'azione capace di rispondere a questi bisogni. Ma mentre Inca ha provveduto a rispondere ai bisogni dei cittadini in maniera professionale e gratuita, ci sono stati soggetti che hanno approfittato della situazione. Alcuni magari si sono improvvisati faccendieri che hanno sfruttato la situazione. La partita dei bonus ci racconta anche questa brutta pagina: persone costrette a pagare dai 50 ai 60 euro per un bonus di 500 euro. E qualcuno si è approfittato di una situazione nuova e questo va ovviamente condannato. Quindi l'azione nostra è stata un'azione capace di totalizzare il lavoro tradizionale con quello nuovo. Non c'è solo, diciamo, la compilazione di una pratica e la soluzione del problema alle persone, ma c'è anche un lavoro di analisi, di interpretazione di una norma, e io credo che l'Inca sia stata all'altezza di questa situazione, perché non è mancato il lavoro che abbiamo provato a fare in mille modi. Ma il Covid ha cambiato anche il modo di lavorare del patronato, a cui è stata dedicata una norma specifica. L'articolo 36 del DL 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto la possibilità del mandato telematico. Tutto questo ha consentito all'Inca una grande trasformazione. Noi con orgoglio diciamo che siamo stati sul pezzo e siamo stati lì a risolvere piccoli e grandi problemi a milioni di italiani. Risolvere piccoli e grandi problemi degli italiani è stato sempre un vanto per il patronato, e in questa situazione lo è ancor di più. Appuntamento alla prossima puntata, dove continueremo a parlare di lavoro e dei suoi protagonisti, i lavoratori.
Questa è Teleiblea. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Questa è Teleiblea. Il Centro Risvegli Ibleo è nato insieme ai cittadini ragusani. Vorremmo continuare a lavorare con voi per fare crescere sempre di più il Centro Risvegli. Dona il tuo 5 per 1000.